Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo splendido giardino, per raccontarvi la storia di Giuseppe Barbagallo di Catania. Giuseppe era stato qui a San Giovanni Rotondo, la storia ce la racconta Padre Marcellino Iasenzaniro nel suo libro Testimonianze, il padre. Giuseppe era stato qui a San Giovanni Rotondo nell'ultimo anno di vita di Padre Pio, nel 1968, e chiese al santo cappuccino: padre, ho conosciuto una ragazza e vorrei mettere su famiglia, che devo fare? Beh, Giuseppe era una persona molto timida, e tutti lo conoscevano anche tra i suoi amici che era un ragazzo timido. Padre Pio gli rispose: che devi fare? Parlali, esponi e soprattutto metti il tuo cuore dinanzi, esponi le tue emozioni. Bene, lui tornò a Catania, ma non fece nulla di tutto questo, perché insomma era molto timido. Torna qui a San Giovanni Rotondo nell'ultimo mese di vita di Padre Pio e chiede: padre, che devo fare con questa ragazza? Io sono innamorato. Padre Pio lo guarda e gli dice: Giuseppe, ma che devi dire? Non devi dire niente. Poi a un certo punto Giuseppe racconta che Padre Pio utilizza un linguaggio strano che lui non conosceva. Dice: non apparteneva né al linguaggio classico né a quello moderno, era un linguaggio strano, infatti lui non capiva. Capì soltanto una parte di questa frase: abbi perseveranza e riceverai tutto. Beh, Giuseppe torna a Catania, Padre Pio muore, non può più ritornare qui a San Giovanni Rotondo per raccontargli quello che stava accadendo. Infatti lui, come torna a Catania, questa ragazza si era già fidanzata, quindi aveva perso questa occasione, però nello stesso anno aveva conosciuto quella donna che poi sarebbe diventata sua moglie e che poi gli ha donato due figli, che lui ha chiamato Francesco e Chiara. E Padre Pio gli è sempre stato accanto, però forse quelle parole di Padre Pio gli ritornarono a Giuseppe, perché la moglie, dopo aver partorito l'ultimo figlio, ebbe la sclerosi multipla, e Giuseppe, attraverso la forza delle parole di Padre Pio, a cui sempre ha pensato, ecco, abbi perseveranza e dopo riceverai tutto. E proprio queste parole furono per Giuseppe, quando spesso invocava la sua protezione, la sua intercessione, ecco, la forza per affrontare tutto, ecco, diventarono quel abbi perseveranza, riceverai tutto, ecco, quel viatico in questo difficile andare della sua vita.